Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto, puntata di A Tutto Campo, dopo la sosta pasquale ritroviamo il collega Giorgio Cioffini. Ciao Giorgio. Ciao Fabio. E Stefano Farsetti, presidente di Orgoglio Amaranto, bentornato. Ciao Fabio, grazie ancora. Allora, Giorgio, siamo ormai arrivati al dunque, manca l'ultimo scoglio di campionato. L'Arezzo ha fatto il suo con il Gozzano, una vittoria sicuramente di pazienza, ha saputo aspettare il momento giusto, aveva ragione anche qui dal canto annunciando una gara che non sarebbe stata scontata. Effettivamente dopo il primo tempo e anche sull'1-0 il Gozzano un paio di situazioni le ha anche create, l'Arezzo insomma è stato bravo a portare a casa la vittoria. Adesso c'è Pistoia, anche qui bisogna cercare di vincere, perché poi ci sono questi incroci di calendario, visto che il Siena e la Carrarese hanno avversari difficili, cioè saranno gli arbitri della vittoria. Sì, diciamo che l'ultimo turno di campionato è stato favorevole, ci ha addirittura consentito di scavalcare il Siena e anche i risultati sono stati favorevoli, nel senso che le due capoliste che conducono e che trovano le nostre avversarie, Carrarese e Siena, una in casa, l'altra in trasferta, sono costrette entrambi a vincere, quindi non possono regalare niente. Questo non significa che Carrarese e Siena non possano fare anche dei colpacci, che non ci possono essere sorprese, perché il calcio ce le regala ogni domenica. Comunque io credo che l'Arezzo a questo punto, diciamo, abbia buone, se vince a Pistoia ovviamente, anche questo non è scontato, sebbene la Pistoia non ha più niente da chiedere a questo campionato, però è sempre un derby e quindi bisogna vincerla anche questa partita, però vincendola io credo che il quinto posto sia probabile, diciamo. E un quinto posto non è il massimo della vita, di quanto si sperava qualche tempo fa, Fabio, però è importante perché ci consentirebbe di giocare da favorite le prime due partite, perché le giochi la seconda in casa e con parità di punteggi, di gol, eccetera, passeresti. Cioè, col pareggio passi. Con due pareggi passi e no, quindi sono solo andato sì, col pareggio passi, sì, due pareggi nelle due partite, e quindi credo che questo è un bel vantaggio tutto sommato, e quindi prendiamocelo questo quinto posto, poi vediamo. Effettivamente Giorgio ha detto che all'inizio non c'erano queste attese, quindi bisogna ricordare poi come tutto è partito, no? Nel senso che l'obiettivo dichiarato era comunque un campionato tranquillo, poi da campionato tranquillo è diventato esaltante sia per il gioco sia per i risultati, poi c'è stata quella flessione anche naturale insomma forse che è arrivata, e probabilmente la posizione dell'Arezzo potrebbe essere questa, facendo una media. Vedi Fabio, quando a settembre abbiamo iniziato il campionato, penso chiunque avesse pensato che a una giornata alla fine avevamo 61 punti, eravamo sesti in classifica con una seria possibilità di arrivare anche quinti, tutti avremmo visto una firma lunga da qui fino a Pistoia. Poi la cosa buffa è che se te ora riavvolgi il campionato, vai a vedere che addirittura cominciano a spuntare anche qualche rimpianto. Se te pensi che mi sembra che abbiamo avuto una decina di rimonte, abbiamo subito una decina di rimonte, se pensi che questa decina di rimonte, probabilmente 8, hanno lasciato alla fine della partita l'amaro in bocca, addirittura si presuppone il fatto che ci potesse essere, con un po' più di fortuna, forse un po' più di furbizia, forse abbiamo pagato anche lo scotto di qualche ingenuità a livello di amalgama, a livello magari anche proprio di esperienza, qualche punto in più che poi magari te ti bastava aver raddrizzato. Vabbè, non ripensiamo a partite come con il Siena, come partite con il Novara, con la stessa Entella l'andata, con il Piacenza più recentemente, Busto Arsizio, vabbè, si può stare qui tutta la sera, bastava due o tre partite aver raddrizzato, averle tenute in un altro modo, e forse ora si parlerebbe addirittura di una classifica ancora migliore di quella che attualmente comunque continua a ripetere, che è per me un risultato tecnico non indifferente. A proposito di questo, dal canto della conferenza stampa pre-Gozzano ha detto non ho rimpianti, perché comunque se dopo quasi 38 giornate abbiamo questi punti e ci sono verificati questi episodi, significa che evidentemente cioè la cosa si è dimostrata forte, però allo stesso tempo ci sono dei deficit che non ti hanno permesso di non subire che quelle rimonte, ad esempio gol, no, sui sviluppi di calci da fermo, eccetera eccetera. Sì, vale quello che dice dal canto, vale anche quello che diceva prima Farsetti, insomma, cioè ovviamente prendiamo questo risultato perché i fatti ce lo portano e accettiamolo di buon grado, per carità. Qualche rimpianto anche per me c'è,
E secondo me non è stato sfruttato al meglio l'organico che ha a disposizione, perché è vero che ci sono squadre che hanno speso molto più di noi, ma vorrei citare semplicemente quello che è successo alla Juventus con l'Ajax. Sicuramente la Juventus ha speso molto più dell'Ajax, però ha vinto l'Ajax, e quindi i giocatori, il loro valore non è quello che è stato speso a giugno, ma quello che dimostrano sul campo. E secondo me, io penso a Borghini per esempio, Borghini secondo me è un giocatore che avrebbe potuto giocare di più, e in una difesa che ha preso secondo me un po' troppi gol. Chiudiamo la parentesi, ha ragione dal campo, manca la controprova. Io credo però che questa squadra non basti a vincere nel campionato che ricomincia, nei playoff. Bisogna inventare qualcosa di più. Io spero e credo che dal canto che lo faccia, perché abbiamo la possibilità, difficile ovviamente, una possibilità non sicuramente molto alta, però una possibilità concreta di andare anche in Serie B. Bisogna sfruttare al meglio l'occasione, e quindi facendo partecipare al meglio la squadra a questo playoff, che deve andare convinta dei suoi mezzi, convinta delle sue forze, e sfruttando, diciamo, le risorse di un organico che non sarà costato tantissimo, che gli ha messo a disposizione Pieroni, che è un organico secondo me che può competere anche con le prime. Allora, sentiamo proprio dal canto dopo il Gozzano, e sentiamo anche Soda, allenatore del Gozzano. Gli abbiamo chiesto, visto che conosce bene Golando, che arma può essere per l'Arezzo ai playoff. Sentiamo. Diciamo, l'Arezzo ha aspettato il momento giusto per colpire, soprattutto all'inizio del secondo tempo, e sono tre punti, insomma, che fanno molto comodo considerato i vari incroci. Sì, è stata una partita difficile il primo tempo, dove loro, schiacciandosi dentro la metà campo, ci hanno castrato un pochettino la tipologia di sviluppo nostra, quindi noi abbiamo continuato a tentare di fraseggiare in una gara dove non era concesso, perché non ci sono buchi per farlo. Loro siamo dal limite dell'area del Gozzano alla riga di metà campo, sono 35 metri in cui galleggiavano 20 giocatori di movimento. Abbiamo cambiato l'approccio del secondo tempo, quindi siamo andati a attaccare più velocemente la linea difensiva, con, invece del fraseggio, scegliere una palla sulle punte, sul movimento delle punte, e siamo stati premiati. Comunque la partita è stata sbloccata da un episodio, perché è una respinta a calcio di punizione, però alla fine la squadra credo che si sia meritata di vincere una partita difficile, ma non avevo il sentore di galleggiare facilmente contro il Gozzano, quindi va bene. Anche perché si era visto che venivano a fare una bella figura, tra l'altro con dei giovani che sono messi in mostra. Sì, poi comunque hanno cambiato sistema di gioco, hanno giocato un 4-5-1, rispetto al solito sono stati un po' più densi in mezzo al campo, quindi è un po' più difficile trovare linee di gioco. Questa dove tu sei costretto a vincere non è mai facile, ci va pazienza, ci va calma, non bisogna farsi prendere dalla frenesia, perché più passano i minuti e più ti viene la voglia di accelerare. Quando uno ha voglia di accelerare, ogni tanto commette degli errori che non dobbiamo commettere. Queste partite qua vanno gestite da squadra forte nel cervello più che nei piedi, ci va, insomma, nervi saldi e saper interpretare quello che succede, quindi oggi sono contento per i giocatori. Con due vittorie probabilmente sarà quinto posto, è arrivato questo gol del Novara nel finale che ha evitato la vittoria del Siena. Siena e Carrarese avranno due gare molto complicate, l'Arezzo dovrà fare il suo a Pistoia. Sì, a noi abbiamo comunque la necessità di vincere a Pistoia, quindi dobbiamo sperare che la Carrarese non vinca a Chiavari con l'Entella. Speriamo che l'Entella batta la Carrarese. Detto questo, noi abbiamo comunque l'obbligo di andare a vincere a Pistoia, che non è una passeggiata di salute. È un'altra partita come questa, peggio, perché andiamo fuori casa, quindi è difficile. Noi comunque andiamo a fare quello che dobbiamo fare, recuperiamo anche i tre squalificati, quindi qualche vantaggio in più ce l'abbiamo rispetto ad oggi. Quanto incide davvero la posizione poi quando iniziano i play-off? Beh, incide molto, perché arrivare quinti, comunque il primo turno lo faremo in casa oggi. Da quinti, anche se noi dovessimo superare il primo turno, oppure il secondo lo facciamo in casa, e non è uguale, perché abbiamo due risultati su tre, quindi non che una squadra debba andare in campo per il pareggio, ma se viene fuori passiamo noi, quindi no, non è uguale.
È stato un Golzano che comunque è stato piuttosto intraprendente, punito soprattutto dal primo episodio su quella punizione, la ribattuta, poi dopo ha avuto anche due occasioni per pareggiare. Ingenuità, questa è una squadra giovane, abbiamo fatto tante partite dove potevamo veramente vincere anche contro grosse squadre, però se non butti dentro la palla diventa più difficile. Abbiamo finito il campionato con 9 giocatori, abbiamo 9 giocatori fuori, qualcuno è infortunato, qualcuno insomma... E quindi, però stiamo giocando con i giovani che abbiamo e quindi stiamo cercando di finire il campionato fare bella figura, ecco, cercare di dare il massimo, siamo dei professionisti e arrivare fino alla fine e dare tutto, poi quello che viene è tutto di guadagnato. L'importante è che facciamo bella figura perché il nostro obiettivo è stato raggiunto da parecchio tempo, quindi lo sforzo che dovevamo fare e il miracolo che dovevamo fare, diciamo l'impresa l'abbiamo già fatta, ecco, abbiamo fatto anche i quarti di finale di Coppa. Siamo usciti col Vicenza, insomma il nostro campionato l'abbiamo fatto, quindi credo che finiremo così, cioè finire così facendo bella figura per noi è un motivo d'orgoglio anche. Ecco. Visto che lo conosce bene, Golando può essere un'arma in più per questa reazione dei playoff? Ma quando era Gonzano era un'arma in più per noi perché è un ragazzo che serio, un ragazzo che ha lavorato tanto, ha fatto benissimo con noi, quindi era uno dei giocatori importanti, soprattutto per la fase offensiva, ecco, un giocatore che ha meritato questa piazza, questa opportunità di andare a giocarsi, insomma, è un giocatore che secondo me può ancora crescere perché è un giocatore che vuole migliorarsi, un giocatore importante secondo me, ha i colpi per fare anche delle buone cose anche con l'Arezzo. Ecco. E allora, seconda parte di A Tutto Campo, dicevi dei gol prima subiti Giorgio, se poi guardiamo il Piacenza, se non sbaglio, ne ha subito uno in meno, quindi... ed è al momento prima in classifica, è ovvio che poi pesa la diversa proporzione dei gol che sono stati realizzati, però effettivamente qualche rete, però è un limite anche strutturale. Ti chiedo, ecco, quello che spesso ripete dal canto, questa differenza proprio di altezza che l'abbiamo vista in alcune partite, se nei playoff la puoi pagare. Oh, sai, questi sono, è difficile rispondere, ovviamente io guardo più alla seconda parte del campionato perché all'inizio i gol ne prendevamo molto di meno, se ricordi. Era, forse la squadra si esprimeva anche meglio perché il gioco era meno conosciuto, poi anche gli avversari ti prendono le misure, poi il girone di ritorno è sempre più faticoso. In ogni caso è centrato, cioè, un tema che è un tema all'ordine del giorno da più tempo, insomma, che questa squadra paga sempre qualcosa, no? In peso, in fisicità. Però effettivamente... Per esempio, io sono un po' fissato su questo, si poteva alzare la difesa facendo giocare davanti a Pelagatti, Borghini e Pinto insieme, no? E abbiamo preso tanti gol, oltretutto io penso, il calcio opinabile, materia alquanto opinabile, che l'Arezzo oltretutto abbia due terzini molto più bravi nell'impostare che nel difendere, quindi avere due giocatori dietro le spalle che lo coprono, uno in più, insomma, secondo me ne trae vantaggio anche gli stessi laterali bassi. Però, insomma, questo è un mio parere che effettivamente a cui manca, come ogni sempre, mancherebbe la controprova. Quello che dico è che questo Arezzo negli ultimi tempi prende troppe gol, ha subito troppe rimonte, come notava giustamente anche Farsetti, e ha preso quasi sempre gol nello stesso modo e quindi proprio con cross alti in aria. Noi non siamo riusciti a fare gol nelle palle da fermo quasi mai, credo che ne abbiamo fatto uno o due nella casa da fermo, mentre ne abbiamo subiti molti. Quindi, ecco, questa è una lacuna che è stata svelata in tutto il campionato, credo che in occasione dei playoff bisogna anche rifletterci un po' sopra, insomma, per vedere se si può rimediare e come. Comunque, Stefano, rispetto a 2 anni fa, quando l'Arezzo arrivò ai playoff, però arrivò molto scarico, arrivò al termine, insomma, di un periodo in cui non ne aveva più indovinata una, e l'amico Sottili, amico tra virgolette, che ci fece un po', diciamo, dannare quell'ultimo periodo, e si diceva, vabbè, però tanto ci sono i playoff, tanto quasi, tanto così, tanto per fare, arriveremo ai playoff, eccetera. E poi invece si incappò, perché poi sono un po' crudeli questi playoff, perché ci capitò la Lucchese, che nonostante
segnò inizialmente Moscardelli, poi trova questi due gol e addirittura eliminò, pur essendo arrivata con un sacco di punti di svantaggio. Stavolta però sembra un copione diverso, perché l'Arezzo sta chiudendo comunque in crescita questo girone di ritorno. Vedi, questo è stato un campionato per me fatto un po' passato un po' a fasi. Abbiamo fatto la prima fase in cui siamo partiti un po' fuori spenti e andando avanti con l'incoscienza di quello che non aveva nulla da perdere, abbiamo ottenuto forse, come ha detto anche Giorgio prima giustamente, i migliori risultati. Dopodiché per me abbiamo attraversato una seconda fase in cui c'è stata per me da parte dell'ambiente, di tutto l'ambiente, non solo dei giocatori, ma di tutto l'ambiente, forse una pressione maggiore di quella che era stata preventivata inizialmente. Dunque c'è stato un po' l'ansia da risultato, i risultati, andavamo in campo tante volte con il dovere di vincere e questa squadra qui penso era forse la pecca peggiore che doveva affrontare, e in questo momento, guarda caso, forse abbiamo anche invece impattato nelle partite peggiori o risultati un po' a sorpresa. Dopodiché in questo momento, ora adesso che i playoff sono ormai in cassaforte, forse si sta ritrovando anche quella tranquillità ormai per dire va bene, forse abbiamo già ottenuto un risultato sportivo veramente buono, a questo punto andiamo fino in fondo e giochiamo le nostre carte senza assilli, quello che viene, chiaro, tutti ci auguriamo che venga qualcosa di bello, o perlomeno magari di godersi qualche turno, che poi dopo l'appetito viene mangiando, magari se vai avanti e non finisce come tu non avessi fatto niente, si dice nelle nostre parti. Però comunque ripeto, ora abbiamo un'altra volta un po' quelli che non hanno nulla da perdere, siamo lì dopo tutto, siamo come ospiti indesiderati, perché come diceva Giorgio, sicuramente le altre squadre più che anche o spesso o non spesso hanno dei ricambi, se non altro in dei ruoli. Te guarda il Pisa stesso, oltre ad avere Moscardelli, Marconi, De Vitis, Pesenti, il Piacenza stesso, o chi non andrà di sopra andrà ai playoff. Dunque sono tutte squadre che poi rispetto agli altri regioni, se vi permetti faccio una piccola divagazione, ci sono degli altri regioni, ho visto un po', ci sono squadre magari con i 3-4 pezzi buoni, però a livello di organici per me il nostro girone è alla lunga il più difficile, il più competitivo, è una seconda serie B. Gli altri gironi, anche il girone del sud, chiamiamolo così, ha squadre con nomi altisonanti e poi dopo però gli organici sono sinceramente molto più bassi del nostro. Dunque andiamo a questi playoff senza affari spenti come abbiamo fatto all'inizio, senza chiedere niente, sperando tutti e giocando il nostro gioco, perché noi abbiamo un modo di giocare, dal canto ha dato un'impronta a questa squadra che per me raramente si vede nei campionati di terza divisione italiana. Dunque giochiamo il nostro gioco e cerchiamo di togliere quei piccoli difetti che poi sono quelli che t'hanno quel momento, quell'attimo, quel momento in cui te hai subito e poi hai compromesso partite che erano ormai già scritte. Io avrei più paradossalmente, non dico timore, però mi spaventerebbe più, ecco, la partita magari con una squadra non troppo di blasone, che magari viene qua, si chiude e magari trova l'episodio come successe appunto quella volta, piuttosto che ti viene un avversario, perché comunque l'Arezzo con le squadre, con le grandi tra virgolette di questo campionato ha sempre fatto ottime figure, perché ha battuto in casa con una partita strepitosa la Pro Vercelli, col Siena aveva fatto una partita capolavoro fino all'81esimo, con l'Entella è arrivata un'altra beffa finale, però aveva giocato una gran partita, quindi con le squadre diciamo di livello l'Arezzo insomma anche in trasferta con l'Entella ha fatto bene, con le squadre magari un pochino più anonime magari ci può essere qualche timone in più. Ma questo è vero, è il curriculum tutto sommato che parla così, ma oggi bisogna fare tabula rasa, secondo me comincia un nuovo campionato, bisogna liberare la mente e affrontare questi playoff come ha detto anche prima il Farzetti con la mente libera, non abbiamo più niente, abbiamo raggiunto questo traguardo, ora speriamo di arrivare quinti che è un po' meglio, ma in ogni caso bisogna affrontarli liberi, con la mente libera, tornando a quella squadra sbarazzina che eravamo. Il nostro campionato ormai è stato, qualunque vada, un buon campionato, certo non ci auguriamo di fare la fine che abbiamo fatto qualche anno fa con Sottili, questo va evitato assolutamente, ma io credo che lo eviteremo, perché questa è una squadra che ci ha creduto, poteva finire anche terza secondo me questa squadra e ci ha mancato poco, quindi è una squadra che tallona le primissime, ha dimostrato 28 partite. Quindi è un campionato intero che dimostra i valori di questa squadra. Quindi bisogna essere consapevoli delle nostre forze e magari aggiungere qualcosina.
perché ci sono giocatori nell'organico che ancora non hanno dato niente. Tipo, cioè prima ovviamente il Pisa ha un sacco di punte, se noi abbiamo una carenza è lì, perché noi abbiamo, secondo me, e qui non c'entra dal canto quanto la società, secondo me, perché a gennaio dovevamo comprare una punta, una punta affidabile, se l'avevamo visto. Poi è venuto Butic, però non l'abbiamo mai visto, quindi Butic può essere un elemento in più, per esempio. Al di là di questa carenza di quantità più che di qualità in attacco, che consentirebbe anche di far riposare Cutolo, che non può giocare tutte le partite dall'inizio, la squadra secondo me è competitiva con tutte le altre. Però, ripeto, poi abbiamo Rolando, che secondo me è un giocatore che ci può dare qualcosa di più. Ora, noi abbiamo sempre detto che questa è una squadra fisicamente scarsa, no? Voglio dire, però quella, diciamo che sfruttiamo la primavera inoltrata, perché in effetti forse la leggerezza con questi climi è qualcosa che aiuta. Sfruttiamo anche questo fattore. Ecco, sicuramente, come ha detto giustamente dal canto, anche la condizione atletica può fare la differenza. Sentiamo proprio Borghini, che tu hai invocato prima, e poi sentiamo anche Buglio, che ha festeggiato nel migliore dei modi il premio ricevuto in memoria, in onore di Lauro Minghelli come miglior under, e lui ha risposto con il suo 7° gol in campionato, che per un centrocampista è davvero un grande bottino. Sentiamo. Allora, una vittoria che si è fatta aspettare, ma che è arrivata, no? Con quell'episodio. Sì, sì, come ho detto anche prima, loro ci facevano giocare, ci aspettavano bassi, non era facile arrivare negli ultimi metri e finalizzare perché c'era molta densità. E per fortuna, appunto, nel secondo tempo abbiamo un po' cambiato modo di gioco, abbiamo più verticalizzato perché ci sembrava, Mister ci ha detto di fare così, giustamente. E poi fortunatamente è arrivato il gol sulla palla inattiva che l'ha sbloccata. Ecco, stavolta la palla inattiva è girata in un altro verso sulla respinta del portiere. Sì, 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 sulla respinta, meno male. Sono episodi, anche quelli che abbiamo subito, non c'è un demerito particolare, un qualcosa che si può fare. Sono cose che capitano e sono momenti, dai. Perché oggi che appunto ha saputo anche sopperire quelle che sono le assenze, e avete dimostrato, avete fatto molto bene. Grazie, sì, ma noi siamo un gruppo secondo me molto unito, che lavora sempre al 100% durante la settimana, e se manca uno gioca un altro senza problemi. Magari sì, c'è un po', magari il titolare può avere più esperienza, però tutto l'aspetto dell'impegno, della voglia di fare, non c'è nessun problema. Poi sui centrali, insomma, siete messi bene, insomma, chi gioca. Sì, sì, dai, diciamo di sì, per ora quando abbiamo giocato abbiamo sempre fatto bene, speriamo di continuare così. Una bella giornata, una bella emozione quest'oggi. Sì, sono contentissimo, abbiamo portato a casa un risultato che per noi era oggi importantissimo, adesso testa a Pistoia. Vediamo di fare il massimo e speriamo che anche le altre ci diano una mano. Sicuramente i risultati, alcuni no, ma alcuni sì, come quello del Siena, sono stato favorevole. Sì, hanno pareggiato al 95esimo, mi sembra. Sì, siamo contentissimi. Comunque, più che guardare gli altri, dobbiamo guardare a noi. Oggi abbiamo vinto, dobbiamo vincere anche a Pistoia. Ecco, diciamo che la squadra ha confermato, anche in una giornata in cui ci è voluta più pazienza, una grande unione, anche chi non giocava solitamente ha fatto bene. Chiunque giochi, chiunque entri, anche magari chi gioca un po' meno, è sempre all'altezza. Siamo una squadra in cui non ci sono titolari, non ci sono panchinari. Chiunque è entrato ha sempre fatto la sua figura. Sono contento per il gol, mi sono dimenticato cosa mi avevi chiesto prima. Sì. No, anche del gol, se lo vuoi commentare, raccontaci. No, niente, sono contento per il 7° gol. Ecco, ma nella giornata in cui hai ricevuto poi il premio come migliorante. Sì, come ho già detto, sono molto contento per questo premio, anche perché siamo tanti under in squadra, quindi sono molto onorato. 7 gol poi, insomma, per un giocatore sì, anche nella tua posizione tolto. Non sono... Te l'hanno tolto? Con propria scienza me l'hanno tolto. Ah già, però per noi l'hai fatto. Sì, sette sono sempre 7. Dico, per un giocatore comunque non è scontato anche chi gioca nella tua posizione fare tutti questi gol. Ma io, se me l'avessero detto a inizio anno, non ci avrei dato un euro. Però sono contento, sta andando bene.
Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto, l'abbiamo visto prima Buglio, che appunto è stato premiato. A proposito di Museo Amaranto, dobbiamo dire che domani sera alle 21.30 nei locali del Museo Amaranto ci saranno altre due premiazioni che festeggeranno le 100 presenze in Amaranto di Foglia e di Luciani. Loro c'erano nei precedenti playoff, speriamo che possano raccontare magari di esserci stati anche in quello che tutti insomma immaginate. Due retini d'adozione, sono due ragazzi favolosi, al di là di che sono due ottimi giocatori, due ottimi professionisti, li vogliamo veramente bene a entrambi e quindi è una festa per loro, al di là di quello che sarà anche l'esito di questo campionato. Insomma, ormai sono due colonne di questa squadra e anche due aretini acquisiti, direi. E grazie al Museo Amaranto, perché insomma tiene viva la memoria e tiene vivo il sentimento amaranto, e credo che sia una realtà insieme a Orgoglio Amaranto che, a prescindere dagli eventi, dai personaggi, insomma da chi passa, da chi viene, chi va, però sono due, diciamo, colonne. Io penso che il Museo Amaranto insieme a noi del comitato sono due realtà ormai, sono veramente due realtà del calcio aretino, con due fini, due scopi probabilmente differenti, ma interscambiabili fra di loro. Una un po' riguarda il passato dell'Arezzo, collegato chiaramente al presente, e noi di Orgoglio Amaranto invece il presente collegato al futuro. Dunque a 360 gradi vivere l'Arezzo con persone come tutti noi del direttivo di Orgoglio Amaranto e tutti i personaggi che conosciamo benissimo, a partire da Stefano Turchi, a Ceccherini del museo. Veramente stiamo facendo, penso, un qualcosa di grande, di parallelo a quello che comunque sia il lavoro della società dell'Arezzo. Allora, c'è stata di recente la vostra assemblea in cui avete un po' anche riepilogato quello che è accaduto e che noi abbiamo visto ovviamente accadere dall'esterno, al di là insomma di ascoltare i protagonisti. Intanto ci fa piacere che è stata interrotta per il momento quella antipatica diatriba a distanza che, ecco, in questo momento per fortuna diciamo sembra essersi come dire, acquietata e nessuno ha intenzione di riaccenderla. Se ne riparlerà, mi auguro, quando insomma il campionato sarà finito. Però l'uscita o quantomeno, ecco, di Orgoglio Amaranto, a parte il vecchio CDA è decaduto, quindi diciamo la non partecipazione in quello che è accaduto poi dopo, ecco, cosa possiamo dire e spiegare ai tifosi? Da spiegare, allora, la situazione è questa: inizio campionato, con l'avvento della nuova società si è parlato chiaramente di un bellissimo programma, di un programma triennale da partire lentamente, cominciando chiaramente a gettare delle basi sia da partire dal settore giovanile per poi anche creare una nuova rosa che è stata cambiata in toto, e partendo con profili bassi, partendo con comunque una squadra valida che poi comunque sarebbe stata costruita, per andare avanti in crescendo, per poi culminare questo programma triennale con quello che ci auguriamo tutti, che poi se arrivasse prima nessuno chiaramente scontento, con una eventuale promozione. Si era parlato di bilanci, giustamente, che dopo le esperienze passate tutti noi teniamo particolarmente. Infatti Orgoglio Amaranto, oltre a fare un'opera, diciamo, di pubblicizzazione del prodotto Arezzo, di stare accanto alla società e alla squadra, ha anche avuto sempre la funzione comunque di portare a conoscenza di tutti i tifosi quella che è la gestione societaria negli anni. Questa revisione di bilancio, poi con eventi, con una gestione fatta in modo importante dalla società, è risultato alla fine essere quello che poi sarà a fine anno, con cifre un po' più importanti di quelle che erano state preventivate, e di conseguenza con uno sbilancio, chiamiamolo così, dai numeri abbastanza notevoli. Detto ciò, fatta una premessa, cifre che sempre il presidente, i soci hanno sempre comunque garantito che verranno comunque coperte, però quello che ha suscitato in Orgoglio Amaranto, più che altro anche secondo quella che è la nostra figura e quello che è il nostro fine, è la preoccupazione per i cifre così importanti. Chiaramente non si parla di situazioni come gli anni passati, perché sennò sarebbe essere veramente voler coprirsi gli occhi. Sono situazioni differenti gli anni passati, però quello che la città di Arezzo negli anni scorsi ha visto, dunque gestioni onerose e allo stesso tempo scellerate, non si parla di quelle di quest'anno, ci ha messo un po' sul chi va là, ci ha creato quella preoccupazione. Ripeto, non c'è niente di comunque sia da fare disfattismo o allarmismo, preoccupazione, quello sì, perché a fine anno
ci vorranno comunque diversi, chiamiamoli soldi come nel vero senso della parola, per riportare in parità una situazione che è importante portare in pari. Perché? Perché quest'anno automaticamente, se le squadre avranno diritto a partecipare al prossimo campionato, dunque la nuova iscrizione, solamente portando i conti a zero. Dunque chiaramente noi abbiamo visto, abbiamo guardato, abbiamo capito che giustamente la Cava, essendo anche l'azionista di maggioranza, ha un modo di concepire il suo vedere l'Arezzo in modo importante, chiaramente con un esborsi importanti, e al contrario magari di quello che si preventivava, di fare una stagione tranquilla. Con detto ciò, abbiamo avuto risultati tecnici non indifferenti, e detto anche ciò, va visto anche un po' a 360 gradi quello che sarà il futuro dell'Arezzo, possiamo anche pensare che abbiamo diversi giocatori di proprietà nostra, diversi giocatori che si sono valorizzati, che a fine anno potrebbero essere monetizzati e dunque rendere la situazione anche economica di questo sbilancio sicuramente meno onerosa. Ma insomma, una riflessione assolutamente sì, di buon senso. Bisognerebbe aggiungere che anche dovrebbe fare la sua parte, oltre la società, anche la Lega. Secondo me c'è una riforma dei campionati di cui si sta parlando, per esempio questa delle tasse che sulla Serie C, secondo me incombono troppo, insomma bisogna fare in modo che anche in Serie C si paghi di meno, addirittura si parlava di un ritorno al semiprofessionismo, io penso che sia uno sbocco possibile e utilissimo, e poi deve fare la sua parte anche la città, io intendo la città istituzionale, che sia un po' allontanata, io non la risento, la voce della città non la sento più da tempo. Del comune dici? Del comune e quindi anche dell'amministrazione, ma non solo dell'amministrazione, della città intesa in tutte le sue varie componenti, che ha dato una mano importante anche l'anno scorso nel famoso salvataggio, e che però dopo non ha dato seguito a queste cose. Insomma, bisogna ripensare l'Arezzo e il calcio ad Arezzo come un qualcosa di importante per la città, cioè noi oggi stiamo parlando di Serie B, di una Serie B possibile, se l'Arezzo veramente conquistasse una categoria così importante, io penso che anche la città farebbe un salto molto importante, quindi credo che anche le istituzioni debbano tornare a essere più vicine a questa squadra, e soprattutto penso che chi di dovere, io penso ai dirigenti federali, finalmente facciano una riforma che da troppo tempo non è stata fatta e consentano anche alla Serie C di diventare un serbatoio di giovani importante per il calcio italiano, che da anni non vede più dei campioni nascere sul suolo nazionale, e questo deve porre dei problemi. Insomma, io avrei delle risposte, ma qui bisognerebbe fare un'altra trasmissione, ma sono facilissime da dare, insomma, voglio dire, l'altro giorno vedevo la televisione, c'era Collovati che un altro lì parlavano di calcio e sollevarono degli altri strepiti, quando dice: ma lo sai, disse uno, che in Italia ci sono i genitori che pagano per far giocare i loro figlioli. Sembrava una cosa che l'hanno scoperta ieri l'altro. Io sono 40 anni che vedo questa realtà, purtroppo, e questa è una realtà che non fa crescere né il calcio locale, né l'Arezzo, né il calcio nazionale. Invece bisogna pensare che la Serie C, e quindi il calcio dal basso, è un serbatoio importantissimo anche per il calcio nazionale. Quindi anche i nostri soloni che parlano solo di Juventus, di Milan, eccetera, e poi sono in queste condizioni, perché anche loro sono in queste condizioni. La Juventus si è fatta battere dai ragazzini dell'Ajax, e io ero per la Juventus, perché io, quando una squadra gioca in campo internazionale italiana, tifo per la Juventus, e mi è dispiaciuto. Però io, al contrario di tanti soloni che prima con l'Ajax è facile, passano, ho detto, io l'avevo visti, dico, questi alla Juventus la fanno sudare parecchio, ma non pensavo fino a questo punto, nemmeno io. Eh sì, anche questo del... Spero che sia una lezione per il calcio italiano. Ma temo di no. Temo anch'io. Temo di no. Sì, anche insomma, quello che, ecco, col settore giovanile, insomma, si spera che si stia costruendo qualcosa. Speriamo. Bisogna dire così. L'ultima battuta: ha tenuto banco in queste settimane anche l'altra vicenda legata a Basit, che io la trovo un po' surreale, per il semplice fatto che è un campionato che si è permesso delle cose assurde, incredibili, cioè è stato permesso al proprio Scienza di andare in campo in quel modo lì, cioè il campionato falsato. Poi, per carità, è giusto che la Procura Federale si deve appurare, no? Appuri quello che c'è da appurare,
Però insomma, vediamo procuratori anche in Serie A che beccano, credo, per 11 anni il procuratore non so quanti soldi abbia preso, no? Quindi, per carità, tutto lecito. L'Arezzo ha risposto a quelle che sono state le domande, adesso vedremo cosa accadrà. È stato sentito ovviamente anche Roberto Cucignallo, perché faceva parte del CDA, e su questo voi avete parlato di questo oppure non l'avete affrontato? Senti, sinceramente, a parte che si fa una premessa che il calcio è veramente qualcosa di complicato alla potenza massima, per questo però ti dico la verità, sinceramente non preferisco parlare. Prima cosa perché non mi sento molto competente su questo discorso qua, perché sono cose delicate, poi proprio perché c'è stata comunque un'indagine alla Procura federale e che comunque sia stato anche sentito una persona direttamente vicina a noi. Comunque su questo preferisco, anche per incompetenza, ripeto. No, ma per tutti è stata, anche per capire come funziona è complicato, perché poi in realtà non c'è che c'è qualcosa che dice questo si può fare, questo non... Sarà chiarito sicuramente, esatto. Dunque magari dopo sarà anche più facile, potrà anche sembrare molto meno complessa, meno astrusa di quello che poi si è rivelata. Perché insomma dovremmo esserci poi per saperne di più. Dimmi. Non ho un contributo anch'io da dare diretto a questo, quindi mi astengo volentieri oltretutto da commentare, anche se sono cose che fanno pensare. Ma io mi astengo, come giustamente, non informato sui fatti. Quindi spero ovviamente che non ci sia niente, che quindi tutto fili liscio per l'Arezzo. E spero anche che da Basit si possa ricavare un bel gruzzoletto per la società, per la squadra, che ne ha bisogno, come abbiamo sentito poco prima. Lo stavo guardando, mentre parlavi, nel girone D c'è una situazione particolare, perché c'è la Pianese che sta vincendo il campionato, noi ci abbiamo giocato, ricordi che freddo. Mi ricordo, anche ci abbiamo anche rimediato sì. Una bella scopola una volta, lasciamo perdere, vabbè, comunque questi campi li conosciamo benissimo, sì. Infatti fanno parte, speriamo dei nostri ricordi, fanno parte comunque di una crescita naturale, perché probabilmente anche, come diceva Giorgio, una parte della città ancora è sorda, però penso che una parte della tifoseria invece, tutti quegli anni di gavetta della Serie D, probabilmente hanno fatto maturare una gran parte, che è quello zoccolo duro, che poi fondamentalmente continua a frequentare il comunale e fuori dal comunale in quantità veramente notevole per i nostri numeri. E dunque ti fa capire quello che è il pane duro della Serie D e ti fa apprezzare anche quello che noi dobbiamo continuare a mantenerci, cioè eventualmente una Serie C, e poi comunque programmando ci speriamo tutti, un salto di qualità, un salto di categoria che ripeto, una cosa giustissima ha detto Giorgio, sarebbe una vetrina per la città, è un valore aggiunto per la città che forse tante persone non se ne rendono conto, perché me lo ricordo ai tempi di mio padre e comunque quando è stato anche tempi di somma, l'Arezzo di rimbalzo ha vissuto un periodo differente anche a livello proprio di immagine esterna grazie a quella che era la situazione calcistica della propria città. Assolutamente. Io condivido quello che ha detto tutto, aggiungo che mi ricordo il campionato che abbiamo vinto col Ciancipolco in Serie B come uno dei più belli, perché l'ho vissuto tutto e me ne ricordo, quindi io non ho la puzza al naso. Quella è una stagione bellissima, e tutti i protagonisti me li ricordo uno a uno. E voglio dire che la Pianese è in testa alla classifica perché ha una società importante. E bisogna ricordare un presidente importante, bisogna dire che è quello, insomma, il segreto del calcio. Io credo che anche la Cava sia un presidente importante. Deve però convincersi fino in fondo, sentirsi aretino come nei primi tempi. E io credo che insieme a Pieroni, quindi a questa dirigenza, possa fare cose molto importanti, però ci vuole convinzione, insomma, e ci vuole anche ovviamente la volontà di arrivare fino in fondo. Sì, la Pianese che, per concludere, ha un punto di vantaggio sul Ponzacco, quindi è un po' come la situazione quasi che c'è in Serie C, e però la Pianese giocherà in trasferta sul campo della Terza, che è il Seravezza, mentre il Ponzacco giocherà con la San Giovannese, e il buon Gavorrano, che questo ricordiamo, è piuttosto, è quarto, quindi non ce la fa. San Giovannese che si è inguaiata con la sconfitta in casa di domenica scorsa, che ha bisogno dei punti per evitare i play-out veramente, se non sbaglio ha esonerato oggi l'allenatore e ha preso, non mi ricordo ora, è cambiato allenatore per l'ultima partita per cercare di dare all'ambiente uno scrollone, come si dice ad Arezzo, notevole.
Complimenti anche ad Agostino Iacobelli, che era partito come opinionista e poi ha trovato la panchina, perché ha preso l'Aglianese che era ridotta malissimo e l'ha portata alla una salvezza, insomma, assolutamente. Sì, sì. All'amico quindi, Agostino, i complimenti doppi gli facciamo. Doppi. Assolutamente. E invece, per concludere, ci sono stati i playoff delle giovanili dell'Arezzo. La Berretti è stata battuta a Catania 2-0 e adesso quindi è chiamata al ritorno a fare l'impresa. Sarà invece quasi impossibile per l'Under 17 dell'Arezzo, che nonostante noi l'abbiamo seguita e trasmessa ieri la partita, nonostante ha giocato un'ottima gara, però hanno pesato tanto gli errori sotto porta, battuta in casa 2-0 dalla Paganese, quindi insomma dovrà andare a vincere là con tre gol di scarto e tutto è possibile, insomma, il cammino vittoria lo so, però è lo scudetto allievi giovanili, l'unica vittoria è portare ragazzi in prima squadra, il resto non conta, aspettiamo che succeda. Sì, vabbè, grazie a Stefano Farsetti, complimenti a tutto il mondo di Orgoglio Amaranto. Grazie mille, veramente sempre un piacere venire qua da te, Fabio. Grazie a voi, grazie Giorgio, alla prossima.